Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Gesù Signore. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anche essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimprovero per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E gli disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è la fine del Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetto 9. In questo brano vengono riassunte, così rapidamente, le varie esperienze delle persone che hanno visto il Cristo risorto, a partire da Maria di Magdala, i discepoli di Emmaus, i 2, e poi altri 11 apostoli. Noi sappiamo che questa conclusione del Vangelo di Marco non l'ha scritta San Marco. Diciamo così, non è autentica della sua penna. Marco aveva finito il Vangelo in modo diverso. Marco aveva finito il suo Vangelo con le donne che, ricevuto al sepolcro l'annuncio della risurrezione e richieste di andare dagli apostoli, rimangono impaurite e sbigottite. Così Marco finiva il suo Vangelo. Un suo discepolo ha sentito il bisogno di levare questo finale scioccante e ha aggiunto quello che sapeva dagli altri Vangeli, dagli altri scritti a disposizione. Questo a noi è utile, perché se noi stiamo attenti nel modo di raccontare le apparizioni del risorto, c'è tanta stranezza. Ci viene detto che Gesù viene visto e non viene riconosciuto. Prima stranezza. Ci viene detto che gli apostoli ricevono l'annuncio del Gesù risorto e non credono. Seconda stranezza, è strano che sia stato scritto. Pensate un po', quando portavi il Vangelo fuori e leggevi, uno poteva dire: non ci avete creduto voi, ci devo credere io. Ci viene raccontato che Gesù appare per la prima volta a Maria di Magdala e alle pie donne, la cui testimonianza giuridica non valeva in Israele, perché il Vangelo è scritto con una mentalità maschilista, sono ebrei. Quello che diceva una donna, pure se la donna era testimone di un assassinio, non valeva. E se 3 donne erano testimoni di un assassinio, non valeva. Figuriamoci se 3 donne sono testimoni di una risurrezione, se può valere. È molto strano tutto questo. E a me viene da pensare così, che se io fossi Dio avrei fatto le cose diversamente. Se fossi stato io a risorgere, io avrei fatto: caramba, che sorpresa, c'è posta per te. Grande emozione, mi faccio vedere risorto. Ah, ve lo credevate voi?
quando, siccome noi non siamo Dio, quando noi ci crediamo in Dio, noi lo interpretiamo male, ci mettiamo tutte le nostre frustrazioni e molte faccio vedere chi so io. Gesù non lo fa assolutamente, proprio perché è Dio. E Dio non c'ha bisogno di dimostrare che è Dio. Dio non c'ha bisogno di mostrare che vale. Gesù si lascia vedere da persone deboli. Gesù affida il messaggio più importante, il crocifisso risorto, a persone la cui testimonianza non vale. Qui viene proprio in mente San Paolo che parla ai Corinzi: quando sono venuto tra voi non venni con sapienza e intelligenza, ma venni con paura, timore, trepidazione, e vi ho portato non discorsi di sapienza umana, ma la stoltezza della croce, ma quello che è stolto per i pagani, quello che è nulla per gli uomini, Dio l'ha scelto. Questa è la verità. Nel termine con cui Paolo sceglie di parlare di Gesù, dice: Gesù apparve a Cefa, ai 12, a 500 fratelli tutti in una volta. Gesù apparve. Letteralmente si dovrebbe tradurre così: Gesù si diede a vedere. Che significa pure questo: Gesù mise in grado alcune persone di vederlo. Vuol dire che Gesù che appare risorto non è, abbiate pazienza, il sole che gira e tutti lo vedono. No. Gesù che appare risorto fa una sorta di dialogo tra la sua condizione di crocifisso risorto nella pienezza di Dio e il cuore della persona a cui si rivolge. Ti metto in grado di vedere. Ma per metterti in grado di vedere, tu devi abbandonare le pretese di controllo, di bravura, di capacità. Tu devi essere come Maria piangente al sepolcro. Tu devi stare col fondoschiena a terra. Allora tu mi vedi. Se tu sei gonfio di te, dei tuoi studi, delle tue bravure, di quello che hai capito, non vedrai mai il Cristo risorto. È un dialogo tra la nudità di un cuore e la nudità del risorto. Allora avviene. C'è una differenza che a me piace sempre sottolineare tra le apparizioni che avvengono ai mistici, e ci sono sempre state nella Chiesa, e le apparizioni del Cristo risorto. C'è una differenza fondamentale. Se la Madonna appare a un mistico, a una suora, domani si rivolta a Faustina Kowalska, appare per il suo cammino, per la sua ascesi, per il livello spirituale che ha raggiunto. È un dono. Quando Gesù appare agli apostoli, appare per la loro povertà. Ecco perché l'apparizione agli apostoli è unica, è fondamentale, è al fondamento della Chiesa. Gli appare per la loro povertà, per il loro smarrimento. Queste apparizioni sono molto più importanti delle altre. Le apparizioni che hanno fondato la Chiesa sono quelle agli apostoli. Chiediamo allo Spirito: aiutaci a capirti come sei fatto Gesù. Aiutaci a capirti. Aiutaci ad apprezzare la tua discrezione, perché Gesù è discreto pure quando appare da risorto. Aiutaci ad apprezzare la tua ordinarietà, perché mangi con noi e vivi con noi.